Continuano i caffè artistico-letterari a Largo Colonne Rita Levi Montalcini a Roccella Ionica, dove è stato presentato il libro Guerra e amore nell'Italia di Mussolini di Mimmo Nunnari. Il libro è edito da Rubettino e a dialogare con l'autore la professoressa Adele Falcone. Lo sfondo è quello della campagna d'Abissina, della Seconda Guerra Mondiale, del sud dell'eterna solitudine, prendendo spunto dalle centinaia di lettere d'amore inviate dall'Etiopia, dal fronte in Libia e dalla prigionia in Sudafrica. Nunnari, nelle lettere inviate alla fidanzata Domenica Barberi, narra i lunghi e tormentati anni della separazione forzata dei due innamorati che, come milioni di altre coppie della loro generazione, sopravvissero solo grazie al loro amore saldo e resistente che vinse sulla follia degli uomini che scatenarono la guerra. Questo libro nasce dal desiderio di onorare la memoria di mio padre e di mia madre, che appartenevano a quella generazione a cui il fascismo e la guerra rubarono gli anni migliori della gioventù. Nasce anche dal carteggio, dalla corrispondenza che ho trovato in casa tra mio padre, che era sul fronte di guerra, e mia madre, che trepidante e ansiosa aspettava il suo ritorno. Sono lettere piene di amore e che raccontano la vicissitudine di due persone che è simile a quella di milioni di persone in tutto il paese, in tutta l'Europa, che sono state a lungo, per molti anni, divisi dalla guerra. Gente che aveva dovuto lasciare gli affetti, aveva dovuto lasciare il lavoro per andare a combattere in una guerra che non aveva sicuramente voluto, e le donne che attendevano questo ritorno sperando sempre che tornassero vivi. Questa è una generazione di cui ci siamo dimenticati, e con questo libro ho voluto, come dire, onorare la memoria di queste persone che appartenevano a questa generazione, ma allo stesso tempo ricordare tutte quelle persone che in quegli anni hanno vissuto tra sofferenze grandissime e poi alla fine sono state, alla fine della guerra e dopo la liberazione con la Repubblica e l'Italia Democratica, sono stati tra gli artefici della ricostruzione di questo paese. Per cui è una generazione che va ricordata e a cui va dato, come dire, tutto il nostro, la nostra attenzione, il nostro affetto e il nostro ricordo, perché nel momento in cui oggi viviamo smarriti in questa società e in questo declino etico e morale che ci circonda, i loro esempi possono essere importanti per costruire il nostro domani.